Fammi chiudere la porta. Ehi. Salve ragazzi, bentornati su F1 2017. Oggi siamo nel finale. Come vedete non può essere tanto entusiasmante perché sembro una mummia dalla voce, che infatti non ho, perché in questi giorni avrò preso un colpo di freddo, non riesco a parlare, sentite. In ogni caso Alex ci teneva a farci sapere che siamo già campioni del mondo, come se non ce lo ricordassimo, e che quindi possiamo in qualche modo rilassarci in questa gara. Tra l'altro in questa gara partiremo ultimi, anzi no, non ultimi, perché evidentemente Verlaine è talmente scarso che è riuscito ad arrivare dietro di me anche se mi ero fermato in mezzo alla pista prima del traguardo. No, forse più probabilmente e ha avuto qualche penalità, che cavolo, il giro della qualifica l'ho fatto 5 secondi più lento del primo che ha fatto la pole. Comunque ragazzi, evito di parlare inutilmente perché la mia voce la sentite, sarà comica sta gara anche per quello. Chissà i team radio con la voce rauca come sono, vedrò di fare qualche magia e farli bellini, però andiamo in pista. Benvenuti allora in griglia con Schumacher, che partirà dalla 18esima posizione. Non aveva voglia di far prove e quant'altro, visto che è già campione del mondo, ha preferito festeggiare sto weekend. Oh, ehi, oddio, no, ok, non ci siamo fatti nulla. Una partenza decisa, ben fatto. Ma stai zitto che siamo ultimi. Chissà dove riesco ad arrivare, siamo già undicesimi. Un ottimo modo per chiudere il mondiale, questa piccola challenge. Adesso con calma, man mano arriviamo da quelli più veloci, che sarà più difficile superarli così. In un battibaleno. Devo fare più attenzione ora. Se Hamilton va così veloce da iniziare già le prime due gare della prossima stagione, vincerle può ancora essere campione, giusto? Adesso siamo vicini. Qua il DRS in fondo c'è, poco a poco, però occhio perché ce l'hanno praticamente tutti. Oh mamma, ah no, qua è un altro detection, è Hülkenberg prossimo. Prossima vittima, ce l'abbiamo. Mi sa proprio qua, come prima. Sto facendo una bella rimontina, niente di che ovviamente. Però vabbè, pensare di andare addosso ai primi era effettivamente molto ambizioso. Oh! Che cazzo di staccato ha voluto fare lì? Stavo per prenderla pure con Kvyat, che tra l'altro non ha il DRS. Occhio alle risposte lì. Ai! Minchia, la gara delle sportellate. Non l'ha presa proprio bene, Kvyat. Mamma mia, le gomme sono andate, comunque. Sottosterzo clamoroso. Quelle davanti, stranamente, cioè stranamente no, e comunque con tutti questi attacchi che abbiamo fatto, sorpassi, frenate allungate, ci sta. Oh, ok, driftone. Dai, mi hanno fermato un pochettino, vabbè, giusto due decimi però, nulla di trascendentale. La strategia di gara è completa.
Bellino qua, è vero, si passa sotto al ponte. Ehi, ma siamo saltati davanti a Ocon o sbaglio? Era lui davanti a noi. Sebastian è rientrato ai box. Vabbè, è primo. Cos'è questa bandiera gialla? Nulla. Ah, ecco che cos'era. Era Kvyat che è andato a casa. Non aveva più voglia. Ah, questo era Stroll, si è fermato, c'è altra gente ai box. Che posizione eravamo prima? Non mi piace sta pista. Neanche la parte fuori della pista mi piace troppo, devo dire. Lasciamola lì dov'è. Distacco dall'auto davanti, 6,3 secondi. Ciao. Vabbè, oh, Alex, partivo ultimo un altro po'. Cioè, si può dire di sì. Attenzione perché sono sesto. Quindi vuol dire che a sto passaggio sul traguardo c'era qualcuno fermo nei box. E davanti abbiamo Verstappen, Ricciardo, le due Mercedes e Vettel a questo punto. Già. Beh, quindi una bella rimonta. Alla fine siamo dietro a quelli che comunque di solito battagliano lì. Nonostante fossimo partiti 18esimi. Ma lì cosa c'è? Una fossa o qualcosa? Ogni volta mi fa quello scherzo lì. Mamma che lontani che sono. Vabbè, ci sta. Sarebbe bellissima una safety car adesso. Sarebbe fuori un miracolo, secondo me è possibile, Nessuno si schianta lì dietro. Dai ragazzi, vi vedo belli compatti. Niente ragazzi, purtroppo non succede niente di bello. Sarebbe stata magnifica una safety car. Però vabbè, siamo voluti partire noi ultimi. Per vedere cosa si poteva fare, io immaginavo una roba del genere. Anzi, pensavo fosse di poter fare quinto o quarto. Probabilmente avrei potuto. Però una botta di qua e una botta di là. A posto, no? Siamo in grassa, ce la facciamo. Cioè, oddio, aspetta. Ovviamente l'obiettivo per la gara era ottavo, ma perché non ho fatto prove. Quindi loro hanno interpretato questo mio non fare prove come una scarsitudine. Quindi mi hanno assegnato un obiettivo facile. Sì, ma questi qua dietro si sono fatti venire voglia? O cosa? Lo sanno che non avranno mai la mia posizione, vero? Sanno che quando abbiamo finito il sigaro qua andiamo ad alzarci la coppa? Avete il DRS? Vai, usatelo! Sì, si sta avvicinando, eccolo. Ciao, Ocon. Dai, stanno tenendo bene comunque le gomme dietro. Sono quelle davanti che mi fanno schifo in sta gara. E dietro ho nulla da dire. Guarda. Mamma mia. Cosa facciamo qua? Ci sta, dai, una gara di stanchezza per Schumacher che ha dovuto recuperare 12 posizioni. Vai, ultimo giro della serie. Stiamo andando, finalmente, a poterci permettere la nostra coppa. E almeno una gioia con la mia voce qua, che sembra quella di un malato terminale. Ma qua di malattie non ce ne sono. C'è solo un mondiale da chiudere. Ufficialmente, perché ufficiosamente l'abbiamo già fatto,
Schumacher che non aveva voglia, è andato a fighe ieri a ubriacarsi e anche a farsi una cannetta prima della gara, invece di far prove e quant'altro non gliene fregava nulla, ha deciso di correre così e ha dato comunque una grande dimostrazione arrivando fino in sesta posizione. Adesso questi qua nelle ultime battute vogliono scherzare, intanto Vettel vince, vabbè almeno una Ferrari dai, per una Ferrari che si sacrifica perché è già campione ce n'è un'altra che vince, bella per la squadra. Oi oi oi, però sta macchina non c'ha più voglia, eh? Eccoci qua, easy rimontone, ok. Cosa vorrebbero questi qua? Ti trovi bene? Sì. Beh, ovviamente. Ti ricordi la prima volta in questo ufficio? Ma... non era questo. Era uguale, però. Opzioni, se sei interessato però a non c'era la balena. Sfida. Ce n'avete uno uguale Fammi in tutti. Chiudere la porta. Ehi.